Ma adesso diamo il benvenuto prima di tutto ad un'amica e poi ad una conduttrice che ha mantenuto nel tempo classe, eleganza e che quest'estate tornerà su Rai 1 per condurre Estate in diretta e con noi Roberta Capua! Attenzione al gradino, mi hanno detto che gioia essere qui. Accomodati. Mi siedo subito? Sì, il maestro improvvisa per te, il nostro maestro Eugenio. Grazie. Dolly. Un breve brano, perché? Perché ha qualcosa a che fare anche con te, avere il pianista, il piano. Certo, assolutamente sì, con i miei esordi. Fa parte di uno dei tuoi giri di ruota. Ma voglio anche inaugurare, Robby, con te oggi, un nuovo gioco che si chiama Indovina chi? E aprire la prima casella, però Fabri aspetta, prima di svelare il nostro gioco, apriamo la prima casella di oggi per farti i nostri migliori complimenti e in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie. Che sta per iniziare con la foto del tuo partner. Eccolo, Gianluca Semprini. Dal 28 giugno saremo tutti i pomeriggi a Estate in diretta, una lunga diretta perché durerà quasi 3 ore in cui terremo compagnia a tutti gli italiani che lo vorranno. E sono felice, emozionata perché è un ritorno a Rai 1 e perché è un programma storico, ricco di contenuti, ricco di cose, quindi sì, sono molto molto contenta. E anche io tanto per te. Grazie. So che ti divertirai e che condurrai i nostri telespettatori per mano dentro le notizie più belle e meno belle che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Però cercheremo di fare tutto con leggerezza perché vogliamo che tutto sia venato da un filo di ottimismo, visto che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, quindi cercheremo, poi sai, gli accadimenti, vedremo quello che sarà, però cercheremo di essere leggeri. Uno dei tuoi tratti distintivi, tra l'altro, è questa levità, unita all'eleganza, e con questa eleganza io ti chiederei di iniziare il nostro gioco. Devi ovviamente scegliere delle caselle. Cosa è che ti ispira Dai, di più cominciamo fra questo? Col cuore. Mi sembra giusto, cominciamo col cuore. Vediamo. È qui Fabrizio. Ecco, Fabrizio Frizzi. Beh, una persona strepitosa che non dimenticheremo mai ed è giusto, avete fatto bene a mettere il cuore perché è rimasto nel mio cuore, ma non solo nel mio. Un uomo con tutte le qualità possibili, un uomo che ha lasciato un grande vuoto, ha lasciato un grande vuoto in TV, ma anche a noi che l'abbiamo conosciuto. Tu ci hai lavorato insieme? Sì, ho lavorato insieme, abbiamo fatto anche tante cose di beneficenza insieme, sì. E quindi mi manca tanto. Ti rivediamo con lui. Rossella. Francamente me ne infischio, anzi no, sono proprio contento che sarà tutto finito. Rossella. Red. Fritz, Red Fritz. Che bello. Andiamo avanti, sì, che bello, ma abbiamo tante altre cose belle da dire che ti riguardano. Scegli un'altra allora, casella. Allora, vediamo un po'. Quel manichino con il metro... Wow. Re Giorgio. Giorgio Armani. Caspita, lui mi ha praticamente tenuta a battesimo nel mondo della passerella. Quando io ho cominciato a fare la modella, la prima sfilata che ho fatto è stata per lui. Wow. E ti racconto un aneddoto divertente. Vai. Pur di fare la sua sfilata, io ho camminato con scarpe 2 numeri più piccole del mio. C'erano solo scarpe 39, io ho un piede, diciamo, una importante. Bella fetta. E quando hanno detto, ma però ci sarebbero solo scarpe... 39 è benissimo. Certo. Perfetto, e quindi con le dita così su questa passerella, ma la gioia di poter sfilare per, insomma, un...
è la moda, è la moda. E quindi ricordo sempre con affetto questa cosa. Io ero giovanissima, non avevo neanche compiuto 18 anni, questa passerella in mezzo a tutte le super modelle. Sei stata chiamata che a lui fece proprio una richiesta specifica al concorso e ci fu anche un attimo di discussione, perché nell'ultima uscita della sfilata io indossavo un bellissimo costume con sopra una gonna di tulle. E all'epoca c'era lo sponsor dei costumi a Miss Italia, e allora Enzo Mirigliani, che ricordo sempre con affetto, disse: beh, però tu non puoi, perché il costume... No, dissi: no, però attenzione, fermi tutti, io voglio fare la modella, quello è un abito da sera, non c'entra col costume da bagno. Insomma, avemmo un attimo di discussione. Hai tirato fuori un bel cipiglio. No, ma scusami, una ragazza che vuol fare la modella chiamava Giorgio Armani, guarda, ci mancherebbe qualsiasi altro. Cosa. Andiamo avanti, prossima casella, cosa apriresti? La mia Bologna. Andiamo insieme a Bologna, vai, apriamo Bologna. Mio marito. Beh, un po' immaginavo. Chi è? È mio marito, è l'uomo che mi ha portato a vivere in questa città bellissima. È l'uomo che amo, con cui ho deciso di dividere la mia vita. È il papà di mio figlio, la cosa più bella che ho, quindi il massimo, no? È stato amore a prima vista? È stato amore a prima vista, una specie di appuntamento al buio organizzato dalle mie amiche bolognesi, un appuntamento sul quale non avrei puntato una lira, perché tu sai quando ti dicono: ah, ti presento un amico, e dice: sì, vabbè, però pur di andare a Bologna a passare un fine settimana ho detto: vabbè, presentatemi questo amico, poi tanto vedremo. E invece abbiamo fatto 10 anni di matrimonio da poco e 15 di tutto il resto, quindi diciamo che ci hanno visto lungo, no? È vero che vi sfidate ai fornelli? Sì, lui è bravo, bravissimo, cucina. Bravo di te? Sì, più creativo, più... quindi sì, ci divertiamo molto in cucina. Prossima casella. Le note musicali. Le note musicali curiosiscono, perché vai. Diciamo... Tosca! No, vabbè. Tosca. Hai capito tutto. Ho capito tutto, perché Tosca è musica... No, vabbè, Tosca è la mia amica del cuore, per me come una sorella. Ci siamo conosciute ai tempi di Tappeto Volante. Come tu sai, a Tappeto Volante c'era un pianoforte, pensa, come qui. Lei era ospite, non ci conoscevamo, era la prima volta che ci vedevamo. E Luciano Rispoli le chiese: Tosca, perché non ci canti una canzone in napoletano? E lei si lanciò a cantare Spingole francesi, un'antica canzone napoletana. Devo dire la verità, non si era preparata, non aveva fatto una prova, era una cosa estemporanea, non proprio benissimo. E quindi a fine puntata le dissi: Tosca, scusami, ma tu dovevi dire di no. E lei: ma perché, ho cantato male? Insomma, e da allora, da questa cosa, ma come? Ma perché? Sì, Tosca, una schifezza sta canzone, ti devo dire la verità. Tu sei così bella, così brava. E da allora siamo diventate amiche, sono passati... Siccome le hai detto la verità, siete diventate amiche. Sì, vedi come lei ha detto, vedi, un'altra mi avrebbe detto: brava, come sei stata brava. E invece io ho detto la verità, ho detto: Tosca, no, dai, la prossima volta o ti prepari o ti rifiuti. E da allora non ci siamo più lasciate. Ti dirò, Robby, che se la ricorda proprio così. Senti un po'. No, vabbè, gliel'avete chiesto. Vedi che non dico bugie. Amore mio, non sai la gioia di sapere di questo nuovo programma, questa nuova avventura. Allora, dovete sapere che Roberta è una donna fantastica, coltissima, che cucina benissimo, ti aiuta in tutto, mi è sempre aiutato, supportato, un'amica davvero speciale e poi sempre sincera. Voglio ricordare che durante il Tappeto Volante io insieme con Rita Forte improvvisai una canzone dove presi una bella stecca e si rompe: come sono andata? E tu proprio con sincerità mi dicesti: hai stonato, era meglio che non la facevi questa canzone, anzi ti lancio una sfida. Perché non canti tu una bella canzone, no, amore mio? Carità. E io verrò ad applaudirti. Bocca al lupo, amore. Che facciamo? Scusami, io ti consiglio a lei di non lanciarsi in una cosa così e poi faccio questo errore. No, cantare no. Andiamo avanti. Sei sicura? Neanche una nota? No, andiamo avanti. Maestro, andiamo, non abbiamo andiamo nulla? Avanti, andiamo avanti. No. La? Non so, che ti viene in mente? La? Lassù sulle montagne? No, niente. No, sulle montagne. Non ci vai mai? No.
Allora, console mi incuriosisce. Ma invece sai cosa? Sto giro scelgo io. Ah, scegli tu. Scelgo io perché voglio assolutamente però... farti vedere una cosa. Ah. Poi andiamo anche alla console. Va bene. Sempre la coroncina lì da Miss Italia. Dice perché? Perché. Vai. Fabri? La coroncina. Perché si è scoperto si è scoperta la console, ma adesso si scoprirà anche la coroncina. Sì, ma noi dobbiamo andare sulla coroncina. Se no, se vuoi ti dico due parole su Claudio Puoi Cecchetto. Puoi sempre cantare la canzone. No, la canta... No, se scopri... chi è? Si stanno aprendo tutte le caselle, ma quella coroncina non si apre. Come mai? Siamo a ruota libera. Sono segni precisi? No, eccola, finalmente. Oh, beh, sì. Sì, Miss Italia è stato l'inizio, no, del tuo giro di ruota. Sì. Però pare che... Quella è la mia mamma. Sì, perché nella tua vita questa ruota speciale è girata due volte. È girata due volte, però pensa, tutti credono che mia mamma, avendo vinto il titolo nel 59, fosse una donna, cioè che me ne avesse parlato, che da ragazzina mi avesse raccontato questa esperienza. Invece no, non è stato così. Io non sapevo quasi niente di quella vicenda. C'è un trofeo a casa loro, in salotto, era una coppa all'epoca, dove c'è scritto Miss Italia 59 Marisa Iossa, ma... Non c'era questo mito, tra virgolette, no? Quindi io non è che ho vissuto con la voglia di emulare mia mamma. È tutto nato così, in maniera spontanea, in una vacanza al mare, in montagna, dove si facevano le selezioni. Ho detto, ma sono curiosa, vediamo, si vincevano dei premi carini. Lo facciamo. Poi è andata come è andata. Che hai vinto. E dopo 35 anni ancora è una cosa che caratterizza la mia carriera, se ne parla ancora. Però guarda com'era bella lei, com'è sì. Ancora tuttora, ma guarda com'era bella. Ma ho anche un filmato dove la sentiamo parlare. No. Facciamo conoscere la tua mamma al grande pubblico di Rai 1, dai. Roberta Capua di Napoli, 17 anni, ultimo anno di liceo classico. È alta 1,80 m, ha gli occhi e i capelli castani. È la nuova Miss Italia 1986. Roberta Capua è figlia d'arte. La madre, infatti, vinse lo stesso titolo nel 1959. Eccola oggi. Signora, che consigli ha dato lei a sua figlia, forte della sua esperienza? Di essere se stessa, come sempre. Così, una ragazza semplice. E adesso che consigli le darà invece? Cioè lei sarà per un anno il simbolo di questa bellezza italiana, di mantenerlo con classe e con buon senso. Bella, classe, buon senso, che poi hanno sempre distinto ogni tuo passo, nella vita privata come nel lavoro. E una casella la scelgo io, con tuo permesso. Andiamo sul vaccino, Fabrizio, magari si apre la scatola. Andiamo sul vaccino. Oh. Ah, mia cugina! Sveliamo questa cosa! Certo! Mio padre è il papà di Ilaria, fratelli, quindi proprio cugine di primo grado. Però tu pensa, oggi che lei ovviamente donna ormai conosciuta in tutta Italia, un'eccellenza, pensa il paragone, ma ti rendi conto? Cioè, ma io mi... dai... Lei è un'eccellenza mondiale, è una donna straordinaria che ha fatto cose veramente incredibili per la scienza. E io qua a fare un lavoro di digno di con la coroncina in testa. Che vuol dire? No. Però per fortuna quando eravamo bambine, lei viveva a Roma, io a Napoli, quindi non c'è mai stato il paragone, perché sennò dai, la pecora nera io... Ma cosa dici, Roby? Ma nel sì, suo dai. Campo si distingue, possiamo vabbè, dire... però c'è campo e campo. Però la ringraziamo per il contributo. Assolutamente sì, che ha dato un grandissimo contributo. È comunque un'eccellenza italiana che purtroppo lavora all'estero, come accade per tantissime grandi menti italiane. Speriamo che possa tornare presto, perché no? Ho come la sensazione che potresti averla quest'estate a Estate in Diretta. Magari, sarebbe bellissimo, anche perché io non la vedo mai. Vive in Florida, quindi ci vediamo pochissimo, quindi sarebbe molto bello. Voglio augurarti tutto il bene del mondo, grandissimi Grazie. Successi quest'estate, ma soprattutto di continuare così, con questo fare che ti distingue sempre in ogni cosa, in ogni scelta che fai, e con un sorriso così lieve, che non è mai sciocchezza, è sempre grande profondità.
Grazie, i tuoi auguri mi fanno particolarmente piacere, tu hai condotto La Vita in Diretta, quindi sai, conosci quello che io andrò a fare, quindi sono molto contenta di aver aperto con te, diciamo, questa nuova avventura, perché è la prima volta che ne parliamo in pubblico, quindi lo prendo come buon augurio. Spero di essere all'altezza. Ma ci mancherebbe altro, sei fantastica, Roberta Capua, in bocca al lupo. Grazie. A prestissimo. Grazie.